10 maggio. Direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà. Matteo 21:3. Il Signore manda due dei suoi discepoli alla casa di un uomo che non è nominato, che essi non conoscono, e dice loro quel che avrebbero dovuto fare e quel che avrebbero trovato. Chissà quante domande sorsero nella mente dei due discepoli, soprattutto se il proprietario sarebbe stato d'accordo almeno di mettere a disposizione quegli animali. Il Signore risponde subito alle loro domande, facendo trovare come egli aveva loro predetto. Che ristoro in quel momento per il cuore dei due discepoli, ma ancor più per Gesù. Gli uomini erano stati testimoni della sua grazia e della sua potenza. Avevano udito le parole d'amore che uscivano dalla sua bocca e ne erano rimasti sbalorditi. Egli aveva nutrito le folle e aveva guarito i malati. Oggi Gesù continua ad essere rigettato. La gente sente parlare di lui, ma non è attirata. Gesù conta poco nei pensieri di quelli che ci attornano. Noi diciamo d'amare il Signore, ma come risponde il nostro cuore in giorni come questi all'amore e alla grazia del nostro Salvatore?